Beh, ci sono altri metodi per calcolare le curve, i parametri A e B. Per esempio, un altro è questo della massima verosimiglianza. Il concetto della massima verosimiglianza parte in modo un po' diverso. Mi chiedo non tanto qual è la curva di probabilità di un singolo evento, ma mi chiedo qual è la curva di probabilità, la probabilità di ottenere tutta la serie di dati che io vado a misurare. Quindi, se metto la mia curva, la probabilità di che cosa? Di H1 e di tutta la serie H1 ed HN. Ho questa serie di dati misurati, qual è la probabilità di ottenerla? Beh, la probabilità di ottenere questi dati misurati, visto che H1 ed HN li conosco, è una funzione di A e B. Una migliore interpretazione di questa probabilità è che sia una probabilità condizionale, come si chiama così. Quindi qui mi vanno a chiedere qual è, assegnati due parametri A e B, qual è la probabilità di ottenere la serie che ho misurato? E voglio che quella probabilità sia massima. Maximum likelihood sta per indicare questo tipo di azione. Voglio che la mia serie, che i parametri della mia curva siano tali per cui la serie che ho ottenuto sia il massimo probabile, abbia la massima probabilità. Cioè non sia stato un po' così sfortunato, fortunato, non lo so, abbia una serie temporale strana, no? Ho una serie temporale fatta bene, normale, che rappresenta bene il mio fenomeno e quindi i due parametri A e B sono quelli che rendono massima la probabilità di ottenere questa serie. Di solito quando si fa questo ragionamento l'ipotesi che si fa è che ciascuno delle misure sia fra loro indipendente. Cioè io ho una serie di n dati, ho la probabilità che si chiama probabilità congiunta. Ho già sentito questo nome prima di oggi? Probabilità congiunta di ottenere H1, H2, H3, H4, tutti insieme. Adesso qualcuno di voi ha guardato la slide successiva e subito si è accigliato, ma l'ho semplificata la slide successiva. E allora la probabilità congiunta, se gli eventi sono fra loro indipendenti, è semplicemente la produttoria delle probabilità di ottenere i singoli valori. Perché c'è un problema grosso con le probabilità congiunte. Sono probabilità funzioni di tanti elementi. E io non so bene come sono fatte quelle che si chiamano, una volta che quegli elementi io li ho trasformati in numeri reali, ho una probabilità in uno spazio multidimensionale. Io le probabilità negli spazi multidimensionali non so bene come determinarle, però quello che ho sviluppato, che abbiamo sviluppato nel corso di questi ultimi secoli è come si fa. Come sono fatte le probabilità di una sola variabile? Allora questa, diciamo, assunzione mi è molto comoda. Dire, se ho abbastanza ragione di ritenere che i singoli eventi siano tra loro indipendenti, in questo caso il massimo di un anno sia indipendente dal massimo dell'anno successivo, e questo sia ancora indipendente dal massimo dell'anno successivo ancora e così via, allora posso dire che questa probabilità è la produttoria delle singole probabilità. In realtà a me piace di più questa che non corrisponde alle slide che avete voi, che per quella slide che avete voi è un po' complicata da capire. In realtà la probabilità che, cioè questa è la nostra probabilità congiunta che avevamo ottenuto prima, la probabilità di H1 di ottenere H1 assegnati i parametri A e B. In realtà quello che io veramente voglio non è quella cosa lì,
è il contrario, cioè voglio avere la probabilità di ottenere due parametri A e B assegnata alla serie temporale che ho. Giusto? Sì, naturalmente mi dà la... Era... Cioè, deve... Cioè, i due parametri che io ho sono quelli maggiormente probabili. E io in realtà preferisco questa funzione, questa interpretazione della funzione di massimo mutabile. Anche perché la posso rappresentare facilmente. Cioè, per esempio, io ho una probabilità bivariata, che è molto strana, fatta come questa curva qua. E sto studiando non tanto la probabilità dei miei valori H, ma la probabilità dei parametri A e B. Questa rappresenta la probabilità dei parametri A e B avendo assegnata una serie temporale. E quello che sto chiedendo, in qualche modo, nella mia interpretazione della maximum likelihood, della massima verosimiglianza, è: sto cercando quei parametri che sono i più probabili, avendo una serie di dati misurati. E quindi sono quei puntini rossi lì. Questa è una rappresentazione particolarmente complessa, perché evidentemente dalla forma delle probabilità elementari posso magari avere delle forme di probabilità molto complesse, però vi assicuro che invece nel nostro caso della curva di Gumbel la topografia della funzione nei parametri A e B assegnato a una serie di dati è molto più non è così multivariata, non ha tutti questi massimi e questi minimi. Come faccio allora a calcolare il massimo di una funzione? Ma me lo dovete dire voi. Comincio a essere stanco, la memoria mi va via, non mi ricordo più come si fa a calcolare il massimo di una funzione di due variabili. In questo caso, analisi 1, forse analisi 2, ma direi analisi 1, analisi 2. Calcolus. Calcolare i massimi di una funzione. Io calcolo le derivate di quella funzione, le pongo uguali a 0 ed eventualmente vado a studiare la complessità e la concavità delle derivate seconde. Quindi io, se quella lì è la mia funzione, che poi la riduco a una produttoria come quella sotto, vado a calcolare la derivata di queste funzioni qua. In realtà, prima di fare questa operazione, di solito, quando non c'erano i computer, la gente interponeva un'operazione intermedia. Questa operazione intermedia era prendere il logaritmo della verosimiglianza. Quella lì si chiama funzione di verosimiglianza, secondo la produttoria. Calcolava il logaritmo della verosimiglianza perché si era messa in testa che calcolare le derivate della funzione logaritmo di una certa produttoria era più semplice, cioè calcolare le derivate della funzione logaritmo della probabilità, che poi è una produttoria, era più semplice perché la produttoria si trasforma in una sommatoria. Non sono stato convinto della cosa, ma questa è la storia ci dice questo. La gente considerava la log verosimiglianza e questo compare in letteratura. L'operazione logaritmo è un'operazione monotona, quindi non sposta i punti in cui ci sono i massimi e i minimi. Prendetelo come un teorema enunciato così alla buona. Cambiano i valori della funzione, se io applico il logaritmo di qualcosa, cambiano i valori della funzione, ma non cambiano la posizione dei punti estremali. E allora alla fine vado a fare la mia derivata e pongo la derivata fatta
uguale a 0. Quali sono le variabili di questa funzione? Beh, se non avete perso il filo del discorso, cosa che pure è possibile, le variabili della mia funzione sono i parametri. Esattamente come qua. E quindi ottengo due equazioni, due incognite. Come vediamo fra un attimo, queste equazioni, due equazioni, due incognite, sono equazioni non lineari. Equazioni non lineari vuol dire problemi. Per risolverle, io so risolvere praticamente solo le equazioni lineari. I am a poor boy e quindi bisogna trovare un metodo di soluzione delle equazioni non lineari, ma è un problema successivo. Come facciamo con Gumball? Beh, in questo caso, se Gumball chiamo x la variabile invece di h come ho fatto finora, la nostra probabilità è e alla meno e alla meno x meno a diviso b. La vedremo talmente tante volte, Gumball, che vi uscirà dalle orecchie. O dagli occhi, se la vediamo, la sentirete, vi esce dalle orecchie. Ok, quindi la nostra funzione di Gumball è quella. La densità di qualcosa, questa è la funzione di probabilità, è una funzione che va fra 0 e 1. La densità di probabilità, devo derivare questa rispetto ad x. Per fare la derivata della funzione di probabilità rispetto a x, prendo la funzione, poi una funzione di funzione di funzione, quindi devo fare la derivata della, prendere, cioè è questa, ma questa è la derivata della funzione, la derivata di un esponenziale è l'esponenziale invariato. Poi devo derivare l'esponente dell'esponenziale, che a sua volta è una funzione, che è questa, e poi devo fare la derivata dell'esponente di questa qua, che è il primo termine. Quindi questo spiega come è fatta la funzione di distribuzione di probabilità di Gumball. Allora, io ho la mia funzione di verosimiglianza, che è una produttoria, di che cosa? Di termini fatti così, dove al posto di x ci metto x con i. E x con i è una misura qualsiasi. E questo è quello che ho fatto. Poi calcolo la log verosimiglianza, perché le produttorie mi danno fastidio. E voglio delle sommatorie. In questo caso viene particolarmente bene il logaritmo, perché ci sono anche gli esponenziali e mi tiro via un po' gli esponenziali. Quindi ottengo questa forma qua. Bene, adesso questa roba qua è, come vi dicevo, e voi non mi credevate, o non avevate completamente capito, la funzione di log verosimiglianza è una funzione dei parametri. Gli x con i sono dei numeri, sono quelli che ho misurato io. La funzione è una funzione bivariata dei parametri. Derivo questa funzione rispetto ai due parametri a e b. Questa era semplicemente la dimostrazione di perché si ottiene questa formula. Casomai aveste bisogno di un ripasso di algebra relativamente, di calcolo relativamente elementare. Allora, le equazioni che ottengo sono queste. Sono delle equazioni non lineari, perché compaiono delle sommatorie, cioè compaiono degli esponenziali sotto sommatorie. Però ci sono dei metodi per risolverli, dopo li vedremo al laboratorio come risolvere queste soluzioni. Il sistema può essere riarrangiato in questo modo in funzione di x barrato, che è la media.
I metodi per risolvere le equazioni lineari, peraltro forse li conoscete, sono il metodo di Euler della distinzione e il metodo di Newton-Raphson. Quindi se io dovessi, voi siete molto fortunati, io quando ho cominciato, adesso vi dirò questo, che scatole questo qua, che ti dice, io quando ho cominciato, perché si piange continuamente, mi piango addosso, no? Quando io la prima volta che ho dovuto risolvere questo sistema mi sono dovuto costruire la funzione, che il programma che risolveva il sistema non lineare. Adesso noi ce lo troveremo già bene pronto. Il metodo della bisezione che cosa consiste? Per esempio, alla fine risolvere, questa è una sola equazione, risolvere le equazioni significa trovare gli zeri delle equazioni dove la funzione che sta a sinistra è uguale a zero. E tutti i metodi non lineari consistono intanto nel costruire, trovare un punto che sta approssimativamente vicino alla soluzione, dare un punto iniziale. Dopodiché, se il metodo è di Euler, per esempio, devo dare due punti, uno che sta da una parte e uno che sta dall'altra. Se la funzione che sta in mezzo è continua, se un punto sta da una parte dall'altra, significa che il punto in questo caso a sinistra è positivo e il punto dall'altra parte, in questo caso a destra, è negativo. Allora la soluzione deve stare in mezzo lì. Metodo di Euler dice, beh vabbè, prendo questo intervallo, la mia soluzione sta in mezzo, la differenza fra B1 e A1 quant'è? La differenza fra B1 e A1 è 0,00000001. Siccome si presume che i numeri che mi interessano sono attorno all'1, in questo caso potrei dire che ho trovato la soluzione con un'approssimazione che mi aggrada. Supponiamo invece che l'approssimazione non mi aggravi. Allora divido per 2 l'intervallo e vedo, per esempio, f di b2, cavolo, è negativo. Allora la soluzione non sta da questa parte, sta certamente da questa parte qua. Ripeto l'operazione e convergo velocemente verso la soluzione. Questo è il metodo di Euler. Il metodo di Newton-Raphson-Simpson ragiona sulle derivate. Approssima, prende un valore qui, approssima la funzione con una retta e dice, ah, il mio valore approssimato è questo, ma la mia funzione quanto vale? Porca miseria, vale così. E questa è una funzione un po' sfigata, anche quel metodo. Allora approssimo linearmente così e arrivo qua. Allora la mia prossima soluzione è questa, è positiva. Prossimo di nuovo, con una retta, trovo lo zero e così via, convergo verso la soluzione. Questo è, dal punto di vista grafico, come faccio a risolvere le mie equazioni. A noi ad un certo momento dovremo solo premere un tasto e assicurare che di aver messo nei posti giusti delle funzioni che andiamo a chiamare di un certo programma i valori corretti.